Globale Bambino, nato in una portineria numero 9 al civico 9 di Piazza Vittorio Veneto, vissuto con i miei nonni operai, mio padre e mia madre operai, e anch'io ho iniziato, sono entrato in Fiat come operaio. Sono stato in Fiat per oltre 20 anni in posizioni molto modeste, quindi da operaio, piccolo impiegato, piccolo funzionario, cose di modesta. Poi per un insieme di circostanze mi sono trovato nei piani alti, le cosiddette stanze dei bottoni, dove ci sono vissuto circa 20 anni. Il processo di integrazione tra Fiat e Chrysler, tra tante discrezioni e poche certezze, va avanti. Ma qui non vi racconteremo solo del piano Marchionne. Siamo venuti a Torino in cerca di storie di ieri e di oggi. Riccardo Ruggeri in 40 anni ne ha fatta di strada. Negli anni 90 è stato Chief Executive Officer di New Holland e membro del comitato direttivo di Fiat Holding, presieduto da Gianni Agnelli. Oggi si definisce un operaio di successo. Nella vita c'è una componente della fortuna molto alta. Io sono nato appunto in una portineria, se lei è andata a visitarla, è una zona abbastanza umida, di pochissimi metri quadrati. Quando lei nasce in un luogo come questo, nasce in una famiglia povera, è figlio unico, non gode di grande salute da ragazzo, ed è il motivo per cui godo invece di ottima salute da anziano, è evidente che i suoi veri compagni sono i libri. Quella era un'epoca in cui la meritocrazia era estremamente favorevole ai poveri. Ovviamente doveva studiare il doppio, il triplo. Hai finito il tuo lavoro. Ho sempre lavorato in catena di montaggio. Se c'è da fare sacrifici, si fanno. Io facevo anche la notte. Ti dico, avevo due bambini piccoli nella famiglia, venivo, facevo anche tre turni. Li ho sempre fatti, non sono morta fino adesso. Una volta quello che facevano gli uomini dicevano c'è la parità, come ce l'aveva donna ce l'aveva uomo. Ho avuto delle esperienze molto, molto approfondite con il rapporto con i sindacati durante il periodo in cui sono stato amministratore delegato della New Holland. Questo perché New Holland era un'azienda che aveva 32.000 dipendenti, un'azienda praticamente fallita, occorreva fare una ristrutturazione pesantissima, era presente in 140 paesi e aveva 21 stabilimenti in 4 continenti. Quindi ho avuto la fortuna o la difficoltà di operare con sindacati molto diversi. I sindacati italiani avevano certe caratteristiche, i sindacati inglesi altri, i belgi ancora altri, quelli degli Stati Uniti ancora altri. Io ho sempre seguito un principio, cercare di parlare con i sindacati di fabbrica. Beh, io sono entrato nell'88, provengo da Rivalta, adesso ho 10 anni che sono qui a Mirafiori. Io lavoro al montaggio, la Fiat nel mio bene o nel mio male mi ha dato l'opportunità di costruirmi una famiglia, di comprarmi una casa, di avere dei figli e dare una stabilità. Cioè stiamo cercando di costruire la stabilità nostra per i 10-15 anni che ci rimangono di lavoro, ma speriamo di riuscire a conseguire quel risultato che ci permetta di dare stabilità ai nostri figli. Io penso che il ruolo la funzione dell'officina è quello di produrre le macchine, farle produrre bene, la funzione del personale è quella di essere arbitro di questa vicenda anche tra il sindacato e l'officina. Ruggeri ha gestito con equilibrio la ristrutturazione di New Holland. Per questo ha ricevuto una laurea honoris causa dall'Università Americana e non stima affatto i tagliatori di teste. Noi li chiamiamo tagliatori di teste, loro li chiamavano Rambo Manager, in senso dispregiativo. È lo stesso senso che provo io verso questa tipologia di persone, perché non è il problema dei dipendenti, è uno dei parametri sui quali bisogna intervenire, ma ce ne sono delle altre. L'operaio di successo si immedesima nei cacciatori di uragani e sostiene che i periodi di crisi sono democratici per la capacità di redistribuire quote di mercato. I cacciatori di uragani erano in America dei privati che con degli aerei molto piccoli si inserivano dentro all'uragano, di lì davano delle informazioni via radio agli esperti meteorologi, i quali facevano tutte le loro elucubrazioni e dicevano alla cittadinanza dei vari luoghi che avrebbe colpito di scappare o di chiudersi nelle case. Io mi sono immedesimato perché
per un insieme di circostanze la mia vita professionale. Ho fatto l'amministratore delegato di 5-6 aziende, tutte a me affidavano sempre aziende in crisi. L'unico momento in cui c'è democrazia vera nel campo del business. Quando c'è la crisi sconvolge tutto. E questo favorisce chi? Favorisce i più piccoli, favorisce i più capaci e in questo senso è democratica. Le grandi crisi del capitalismo vengono innescate dai processi finanziari. È stato così nel 1929 e così anche adesso. Che cosa succede? Succede che c'è una sovracapitalizzazione delle attività finanziarie e queste si dilatano a dismisura. Quando c'è una caduta delle proporzioni che noi abbiamo sperimentato, così come c'è stata in maniera similare, confrontabile, nel 1929, ecco che il mercato dei capitali si blocca, conosce un arresto. Questo arresto è destinato inevitabilmente a ripercuotersi sulla cosiddetta economia reale. Vengo da Torino, origini meridionali, ma sono nata qui e quindi sono sempre vissuta a Torino. Io sono entrata nel 99, ho avuto 2 anni di contratto, ho iniziato a Rivalta e lavoravamo in catena di montaggio. Ancora oggi sono in catena di montaggio, le situazioni lavorative sono migliorate moltissimo. Facendo il mattino mi alzo verso le 4:15, faccio colazione, pullman, vengo a lavorare, il tempo di cambiarsi, si scende sotto in officina e si prende posto in base all'esigenza perché stiamo adottando un metodo diverso negli ultimi anni ed è quello della rotazione, quindi per non affaticare troppo magari una persona che fa un lavoro pesante si cerca di far ruotare gli operai, quindi non tutti i giorni si fa lo stesso lavoro. Buongiorno, grazie, avvocato. La storica famiglia che controlla la Fiat ha ormai festeggiato le nozze dell'ingotto con Chrysler. Così tre figure care all'immaginario collettivo, Obama, Marchionne e John Elkann, hanno oggi un ruolo determinante per il rilancio di Fiat Auto. John Elkann è stato molto chiaro a questo proposito, ha detto che il suo ruolo è quello dell'azionista. Che cosa fa l'azionista? L'azionista decide dove investire, con quali soggetti, decide soprattutto una cosa fondamentale, la leadership di chi deve guidare il management. Però il giudizio sul management lo dà alla fine dell'operato, valuta alla fine se hanno o conseguito o no risultati i manager che sono stati nominati. Allora è chiaro che questo è un ruolo specificamente di azionista. Per dirlo in una battuta, noi non vedremo John Elkann in un ruolo analogo e così vasto, così onnicomprensivo come era quello di suo nonno. It had to be you. It had to be you. E anche il gruppo Renault punta tutto su Ghost, anche il Volkswagen e quant'altro, quindi essendo un settore molto difficile, dove i margini sono molto bassi, dove la globalizzazione è molto forte, quindi la competitività è elevatissima, più si concentrano le decisioni in questo momento, forse poi dipende molto anche dalla squadra. C'è un aspetto direi finanziario che riguarda anche le logiche di potere all'interno della famiglia e le prospettive della famiglia come azionisti della Fiat. Ecco. Però questa cosa, che ripeto ha effetti finanziari, ha risvolti anche potenziali per quanto riguarda poi eventuali processi di crescita, di acquisizione, di fusione della stessa Fiat. Lo scorporo consente la fusione con altre società per costituire altre entità. L'unica cosa che c'ha l'azienda in crisi è il momento in cui c'è la selezione della specie. Se lei investe su se stesso, se lei crede nel suo lavoro, si impegna al massimo, beh, prima o dopo esce. La mia famiglia è siciliana, siamo venuti su per cercare lavoro. Noi veniamo da Palermo, un paesino là vicino a Palermo, siamo famiglie e contadini. Siamo venuti qua, essendo 8 figli, è normale che... Avere un lavoro assicurato, avere da mangiare per sempre, diciamo, perché giù nel meridione vivi di povertà, di stenti e ti devi arrangiare a fare tutto.
la conflittualità bisogna risalire agli anni 70 più che non al 2000 o al 90. Sicuramente c'è anche qui un'evoluzione che era già presente con l'accordo con General, che poi, come abbiamo visto, era stato concluso per favore a favore di Fiat, senza però procedere nella integrazione. Ed è una questione che dal punto di vista sindacale, ma non solo sindacale, anche delle politiche governative e territoriali, bisogna tenerne conto. Bisogna avere più un'idea del come si affronta le questioni delle politiche industriali e di conseguenza poi delle politiche contrattuali a livello del gruppo, intendendo per il gruppo l'insieme, e non il fatto che è un problema solo tra gli stabilimenti italiani. Questo non è semplice, cioè, tutt'altro che semplice, ma questo è il tema. In questo non c'è ombra di dubbio che anche la conflittualità o i livelli di contrattazione andrebbero ripensati attorno a questo disegno. Il sindacato deve scegliere la via della contrattazione, deve prendere per buona la sfida di Marchionne e deve impegnarci e dire: va bene, noi ci stiamo, quali sono però il modo migliore per contribuire alla riuscita e per farne avere la ricaduta ai lavoratori, la ricaduta che può essere di due termini: mantenimento o consolidamento dell'occupazione, nel caso creazione di nuova occupazione, se davvero si arriverà al raddoppio della produzione automobilistica in Italia, e in secondo luogo vantaggi economici. Cioè, io credo che si debba stare dentro la logica del piano con l'idea di ricavarne i maggiori benefici e le maggiori garanzie per i lavoratori. Il motore del 2000 sarà bello e lucente. Sarà